Ciao, buongiorno. Dopo 3 giorni in città, abbiamo visitato la Toscana, oggi ci ritroviamo di nuovo in montagna. Siamo vicini a Cortina, praticamente là sotto Cortina. Abbiamo parcheggiato qua al Parco Aventura e oggi praticamente saliremo al Lago Ghedina e Rifugio Ghedina, giusto? Parlo io, anche se Manu ha la voce soave, ma questa mattina Manu praticamente Non ci è sono. inesistente. Aurora invece proprio non pervenuta, è rimasta a casa. Bene, vi aggiorniamo strada facendo. Ciao ciao! Questa mattina abbiamo anche gli spettatori. E piange. Ha lasciato il primo pezzo che era tutto d'asfalto, cominciava anche a diventare noioso, però traffico zero. Adesso siamo sul sentiero 417, invece giù avevo visto il segnalino 413, 413, e adesso entriamo qua nel bosco. Bello. Ecco, noi siamo usciti qua dal bosco, arriviamo a questo bivio, al ponte de Rasia, 1288. Andiamo su qua, verso il lago Ghedina. Vuole andare qua. Sì, più carino. Ok. Anche il Corrosà, Il quindi. Corrosà è questo che vedete qua giù, quello che vedete lassù in fondo è il Col Rosà. Bene, proseguiamo. Abbiamo terminato questa strada d'asfalto dismessa e chiusa al traffico. Siamo in località Puoretto, 1445, quindi ormai manca poco. Perché dovrebbe essere a 1460 se non erro. Comunque abbandoniamo questo e prendiamo qua a sinistra. Continuiamo sempre su questa strada qua, ma ormai il dislivello dovrebbe essere quasi fatto. Eccoci qua, con la Tofana di mezzo lassù. E siamo arrivati al lago Ghedina. Adesso qua andiamo a rifugio, sembrerebbe chiuso. Vediamo. Ed eccoci al lago Ghedina. Una volta lasciato il ristorante al lago Ghedina, proseguiamo in questo sentiero in mezzo al bosco. Qua adesso siamo usciti dal sentiero che attraversiamo la strada, quella che porta su sempre al lago in auto, e prendiamo qua sentiero 4,50 che poi diventerà 4,13. Qui ci troviamo a Pian del Rasa Duoi, 1430. Arrivavamo da là e a questo bivio che incrociamo il 450
Noi scendiamo sempre per il 4.13. Eccoci di nuovo qua, praticamente laggiù, rincrociamo la strada d'asfalto, 700 metri siamo al parcheggio, più o meno là dietro, e quindi non abbiamo voglia di fare l'asfalto. Ora che Manu si è risvegliata, più o meno, con la sua voce soave, ci può raccontare il giro di oggi. No, in realtà non mi sono risvegliata, sono sempre rincoglionita, ma vabbè. E niente, una passeggiata, perché non si può neanche definire giro, una passeggiatina, dai, tranquilla. Sì, sono 300, molta, 300, 300 è poco più su, di dislivello. Sì, su 8 km circa. E niente, si costeggia un torrente, Boite. Il Boite, come veniva. E si arriva, dai, a qualcosa serve ancora. Si arriva su al... Io avevo capito rifugio, ma vedendolo penso sia un ristorantino sulla Goghedina. Anche perché si arriva in macchina, anche, si può, esatto, mettere ombrelloni, sdraio, tutto a pagamento. E okay. Il posto è un bel posto, bello, carino, insomma, magari noi cerchiamo qualcosa di un po' più isolato, però a chi piace va bene, insomma. Vabbè, è un bel lago comunque. Sì, no, bel lago, anche il ristorante è carino. E... niente, tanti scoiattoli, siamo, sì, partiti presto, perciò siamo riusciti anche a prenderci un po' di frescolino. Praticamente alle... no, sono le 10 adesso, quindi penso 10:10 arriviamo, sì, alla macchina. Con molta calma, e pausa pranzo, abbiamo pranzato un po' prestino, 3 orette, perciò insomma, beh, ci sta. E basta. Bene, alla prossima allora. Ciao, ciao, ciao. Ciao.